Si è svolta oggi una conferenza stampa di presentazione di un'importante novità di portata europea per Arco Bonsai. Si tratta della candidatura della città di Arco quale sede della Convention europea. Presenti i responsabili di Arco Bonsai e i referenti dell'amministrazione comunale. Abbiamo chiesto al presidente di Arco Bonsai, Gabriele Sbaraini, di cosa si tratta. Grosse novità per Arco, città del Bonsai? Ma nella realtà la novità è soprattutto riferita all'anno prossimo, perché abbiamo presentato una proposta per ospitare la Convention europea nel 2018 e qui all'inizio di febbraio siamo stati a Genk in Belgio, dove questa nomination ci è stata confermata e nel 2018 faremo il congresso europeo. È già la terza volta che noi facciamo l'europeo, perché l'abbiamo già fatto nel 2000 e nel 2005, per cui non dovremmo avere grossi problemi organizzativi. Quindi Arco si conferma capitale del Bonsai. Quali saranno le novità per l'edizione di quest'anno? Ma per quest'anno, l'anno scorso, abbiamo ospitato il 20° congresso dell'Associazione Nazionale. E quest'anno ospitiamo il 20° congresso degli istruttori di bonsai e sui secchi, per cui anche quest'anno saremo al centro dell'attenzione del mondo bonsaistico italiano. Anche le location quest'anno si sdoppiano? Sì, avendo avuto dei limiti operativi per quanto riguarda il casinò, siamo stati così fortunatamente autorizzati dalla famiglia Tamanini, che attualmente gestisce il Palazzo Marchetti. Ci mettono a disposizione 4 sale prestigiose e una parte delle lavorazioni le trasferiamo lì.